Devo parlare o avete già visto voi da soli? Io potrei anche fare il video in silenzio, senza dire nulla. Penso che vi siete accorti, anche perché non siete pochi che mi seguite. E chi mi segue vede cosa è uscito di Mimmo Nazionale, vede cosa è uscito di Tizio, Caio e Sempronio. Ma inizio? Vi dico solo una cosa, una strage. Una strage. Ma partiamo col metodo regalato della sesta del mese, al primo colpo. Boom, 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 boom! Just a moment, please. Cari ragazzi, Mimmo Nazionale, fate crescere il mio canale. Mimmo Nazionale dice fate crescere il suo canale. Allora, metodo sesta del mese, regalato a tutti e fatto i conteggi ieri mattina insieme, quindi al primissimo colpo? No, a mezzo colpo, ma quasi a un quarto di colpo, va. Questo è il metodo della sesta del mese, abbiamo fatto ieri i calcoli insieme, giusto? La previsione ricavata era il 47 ambata col 35, 47 ambata con l'8, più la terzina in riunita. Cagliari Torino dal 12, quindi da ieri. Recupero nazionale tutte, nazionale tutte, nazionale. Al primissimo colpo, ambo secco 8,47, più ambetto secco 8,48, più ambata 47, il tutto sulla ruota nazionale. Andiamo a vedere nel dettaglio. Andiamo a vedere nel dettaglio. Nazionale, primo estratto 8. Terzo estratto 48, ma che cos'è questo qui? Oh, ambetto secco al primo colpo. Ops! Azzarola! 47,8, ambo secco a due numeri, più ambo in terzina, più ambetto secco spaccato. Io sono sicuro che in giornata accenderò il cellulare, mandate gli scontrini. Qualcuno ha fatto il terno. Io lo so già che qualcuno ha fatto il terno alla nazionale. Perché conosco chi mi segue. Molti mettono il 90 come il prezzemolo. A volte sbagliano, ma a volte ci azzeccano. Eccolo qua. Terno secco o in quartina col 90, perché questo l'avete messo sicuro voi. È come se l'avete messo. Quindi la sesta del mese. A un quarto di colpo ha spaccato la nazionale, l'ambata, l'ambo secco, l'ambetto secco e che addirittura chi ha messo il 90 ha fatto il terno. Bellissima. Bellissima sta previsione. Si continua, eh? Cagliari Torino, recupero nazionale, si continua. Mi raccomando, si continua. La penultima del mese purtroppo ha dato, guarda, ha spezzato l'ambo, guardate, 34 e 38, Torino Venezia. Questa è la penultima del mese. Si va avanti anche questa, eh? Ragazzi, ma poi cos'è successo? Cos'è successo poi? La prima previsione che vi avevo proposto, quello sulla ruota di Bari, unica ruota, vedete, io spesso lavoro su unica ruota in modo tale che poi la nazionale è obbligatoria, per forza, come Cagliari Torino per forza nazionale, la Torino Venezia per forza nazionale. La previsione che vi avevo dato a Bari, ok? Ha centrato l'ambo secco o in quartina. 48-90, perché noi avevamo l'81 col 18, 48 e 90. Ancora nazionale, 48-90 come ambo secco o mal che vada in quartina. Più l'ambo secco a tutte 18-81. Ambo secco a due numeri. Poi la seconda previsione che vi ho proposto, quello sulla ruota di Milano, sempre a nazionale, la nazionale ieri era la capolista, eh? Avevamo un bellissimo 90 a Milano con recupero nazionale col 32, 42, 46. Eccolo qua, altro ambetto spaccata nazionale, 90, 46, è uscito 90, 47. Spaccato. Naturalmente è più l'ambata 90, ovvio. La previsione che vi ho dato su Venezia, quindi automaticamente recupero nazionale, che voi giovedì mi avete chiesto, ma Mimmo, 8,90 è uscito secco a tutte, si rigioca? Sì. No, vabbè, è già uscito, non lo gioco più. Non lo giocare. Venezia, 8,90, recupero nazionale.
Spaccato, ambo secco, spaccata a due numeri 8,90, distrutto, frantumato anche a nazionale 8,90, spaccato in pieno, più lambata 8 naturalmente. Ragazzi, le mie previsioni rimangono invariate, compresa la sesta del mese e la penultima del mese. Quindi, torno in video. Quindi, io a fine video adesso vi metto comunque gli aggiornamenti per stasera, 13 aprile, ok? Comunque, ieri sera una caterba di vincite, una strage. Poi c'è quello che mi scrive che non ha vinto, che te devo dire? Tutte le previsioni sono andate a segno, tutte, quasi tutte praticamente, tutte. Il problema è che io le tengo ancora in gioco, le faccio tenere ancora in gioco perché sulla ruota di calcolo, di rilievo, non si sono sfaldate. E ci saranno delle grandi soddisfazioni. Vedrete. Delle grandi soddisfazioni ci saranno. Quindi attendete gli aggiornamenti subito dopo questo video, quindi non chiudete, mi raccomando. E che dire, ragazzi? Mandatemi le foto. Mandatemi le foto. Quelle sono il mio pane. Sapete perché? Primo perché non ci guadagno un cazzo. E seconda cosa perché la testimonianza vostra fa di me il protagonista delle vincite. Anche perché carta canta. Carta canta! C'è gente che dice una sola previsione. Più 4 ne è registrato, più 3 gratuite, è già arrivato a 8 previsioni. Quasi sempre su doppia ruota. Ragazzi, che dire? Abbiamo fatto una strage. Continuate a seguirmi, fate crescere sto cazzo di canale, perché io sono a 7540, quanti cazzo sono? 550, bla bla bla, non mi ricordo. Fate arrivare il mio canale alle stelle. Voglio raggiungere 10.000, chiedo troppo? Ci sono canali che hanno 19-20 mila iscritti, che reali sono 6 mila. Di che cazzo stiamo parlando? Io ne ho 7.500 abbondanti, tutti reali. Anche perché i miei video vengono stravisti. Vabbè. Valutate voi, valutate voi. Ok? Io ragazzi vi saluto, credo di aver detto tutto, le vincite sono state eclatanti, la sesta del mese vi ha spaccata al primo colpo. E poi tutto il resto che è uscito, una marea. Cioè, praticamente a nazionale è uscita una quaterna, se vogliamo stare a guardare, perché nazionale, se ci pensi, c'è una quaterna, nel senso, con tutti i numeri miei usciti, sono uscita una quaterna. Vabbè, io spero che qualcuno ha fatto anche il terno a nazionale con 90, però la sesta del mese ha battuto il record, primo colpo ieri sera, spaccato in pieno. Vabbè, non ci sono parole, me la canto, me la suono da solo perché me lo posso permettere. Vi amo. Seguitemi, continuate perché non ve ne pentirete. Ah, dimenticavo, io intanto adesso metto gli aggiornamenti allegati a questo video. Però, in tarda mattinata, barra ora di pranzo, darò una previsione di Salvatore da Cremona, perché mi ha mandato un mini video di meno di 3 minuti dove vi propone una previsione sua. Ok? Un bacio ragazzi, ciao!